Inspiro energia ed espiro e lascio andare. Ad ogni espiro lascio andare le preoccupazioni, lascio andare lo stress, le ansie, i brutti pensieri. Lascio di uscire. Con ogni espiro. E il tuo corpo, ogni volta che lasci andare nell'espiro, si rilassa dai piedi fino alla testa. E lentamente, sempre con gli occhi chiusi, cominciamo, se volete potete anche tenerli aperti come preferite. Lentamente cominciamo a muovere il collo, quindi partiamo verso il basso con il mento sul torace e con il respiro lentamente vado verso l'alto. Verso il basso. Verso l'alto. Immagina che la tua colonna, le tue cervicali siano molto flessibili e delicati nello stesso tempo. Chi soffre di cervicale, non andate troppo indietro con la testa o al massimo allungate il collo e poi potete andare un pochino più indietro bypassando qualche vertebra. E adesso passiamo al nostro no, cominciando destro, e lentamente ritorno al centro e poi a sinistra. Centro e uniamo anche il respiro, inspiro destro, espiro centro, inspiro sinistra, espiro centro, destro, espiro centro. Inspiro sinistro, centro. E quando torniamo al centro, cominciamo a fare anche delle mezze rotazioni. Mi porto in basso il mio mento, faccio una rotazione verso destra, lentamente nell'espiro scendo. E inspiro sinistra, espiro destro, inspiro ancora sinistro. Sul basso e vado al centro. Ora immaginiamo di avere una matita sul naso e disegniamo dei numeri 8 con il naso, quindi prima in un senso e poi rimarchiamo nell'altro senso. Non scambiatevi le matite, mi raccomando. Che colore sono le vostre matite? Rossa, anche la mia. Rossa. Tutte rosse? Ah, la mia è nera, normale. La tua è nera. Copiativa. Copiativa. Ottimo, direi. Avete anche il cancellino? No, io Niente ce lo possiamo cancellino? mettere se vuoi, però se ve lo mettiamo.
Se volete possiamo cancellare il numero 8 col cancellino. Ok. Bravissimo. Ok. Prego. Bravissimo. Andiamo con in alto a destra con lo sguardo. Se volete potete anche non farlo con la mano, potete farlo anche solo con lo sguardo. Io ve lo dico solo per indicarvelo. In alto a destra e in basso a sinistra, solo con lo sguardo. In alto a destra, in basso a sinistra. Alto a destra, solo con gli occhi. Quindi. Solo con gli occhi, sì sì, in basso a sinistra. Ancora una volta, in alto a destra, in basso a sinistra. E centro. E lo facciamo anche dall'altra parte, quindi in alto a sinistra, in basso destra. Alto sinistra, basso destro. Ancora una volta, alto sinistro, basso destro. Ok. Andiamo con, sempre tenendo il viso fermo, con lo sguardo tutto a destra, centro, tutto sinistra, centro, tutto destra, centro, tutto sinistra, centro. Bravissimi. Eccola, facciamo una rotazione solo con gli occhi, quindi da sinistra verso destra, ruoto, da sinistra verso destra, fino ad arrivare al fondo, ancora una volta, da sinistra. Ok, e adesso lo facciamo dalla parte opposta. Ok, e ancora uno. E ok. E shake it up. In realtà, facciamo così. Con i palmi, mettiamo solo i palmi, senti il calore. Respiro. E lascio. Voilà, come va? Bene. Tutto bene. Ok, partiamo un po' con le nostre spalle, quindi andiamo in brevi rotazioni, destra avanti, se volete potete staccarvi un pochino, si scomoda? No, sì sì. Ok, possiamo anche tenere se volete le mani sulle nostre gambe, che così, così è come il treno. Così, come sta? E poi anche dall'altra parte, ragazzi, slowly, lentamente, con lento, morbido, keep calm, despacito. Ok, poliglotte, e chi se ne frega, andiamo su, nuotiamo indietro, che male. Male? Ma sì, male qui. questo è il posto lì. Ok. No, le articolazioni qua sopra. Ok. Scendiamo un pochettino. Ecco, un respiro. Dal dialetto dove? Sulle spalle e le orecchie. Sdrollati. Sdrolliamoci. Ok, riproviamo, tutto a posto? Certo. Un bel respiro. La maestra è seduta sul sole. Vista. Ancora un bel respiro. Bravissimo. E portiamo mano destra leggermente sul collo. Un inspiro.
senza fare troppa pressione, è proprio solo un appoggio. E espiro. Inspiro, c'è la destra e l'altra, e espiro intorno. Se volete, naturalmente potete anche tenervi, mano destro, inspiro, senza fare troppa pressione, mi raccomando, e espiro, facciamo ancora una volta, sinistra, solo un po' di braccia verso le spalle, inspiro, andrò in apertura, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora uno, espiro. Certo, non ti preoccupare, con calma. Sentite che crocco. Perché muoviamo le mani? Vediamo un po' se abbiamo imparato la lezione. Perché lo facciamo? Per le articolazioni. Articolazioni. Per la circolazione. Poi? Artrosi, artrite, artrite, per far muovere i muscoli, per far anche muovere i muscoli, anche perché non movimenti che non facciamo mai troppo, movimenti che si fanno male, invece a me questo viene bene al mattino, poi con calma. Questa è Mariuoli. Mariuoli, sì. Arrubbiamo. Ok. Ma dai, ci saliamo per le ciliegie. Ok. Per gli spaghetti. Una nota per ogni dito, eh? Date il ritmo. Datevelo da soli. Bravo, bravissimo. Basta. Basta. Do, re, mi, fa. Sol. 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 Molto bene. Lentezza, apro bene le dita, bene le dita, bene le dita, bene le dita. Ok. Faccio dito. Senza girare. Niente, niente. Avete le chiacchie tutti questi. Si può, cavolo. Lentamente. Su, andiamo. Giù. E su. E giù. E a destra. Avanti, va buono, va bene, e ok, portiamo le mani sulle gambe, sì. Come va? Cosa riuscite a sentire? Benissimo, benissimo, benissimo.
Ok, proviamo a fare sparire, scomparire i pollici. Quindi portiamo all'interno. So che è difficile, mi sa. So bene. Quindi portiamo giù. Una volta. Una alla volta. Lentamente. Lentamente. E chiudiamo tutto. Bravissimi. Molto bene. Cominciamo dai mignoli. Andare. Medio. E vicino. Bravi. Proviamo ancora una volta. Chiudiamo. Diciamo dai mignoli. Andare. Medio. E indice. Bravissimi. E andiamo su dal mignolo. Andare. Medio. Indice. Yeah! Bravi! Bravissimi. Ok. Potete fare prima. Da soli. Ruota. Il problema della Nicoletta oggi tu mi fai girare, tu mi fai girare, sei una bambola. La guardavo oggi tu. Anch'io. Ok. E portiamo anche un po' in nostra... Una scritta. I nostri polsi. Oh. Bravissimi. Bravissimo, molto bene. Ricorsa, ricorsa, abbiamo fretta, viviamo di fretta. E quindi adesso facciamo lentamente. Bravissimo, molto bene. Ok, andiamo a fare un po' di massaggio. A cosa serve questo massaggio? Senti, per girare la circolazione. Circolazione. Scalda. Circolazione. Possiamo arrivare anche indietro le nostre muscoletti e fare dei pizzicotti proprio su questa parte. Questa è la parte dove tutti accumulano stress. Qui è un blocco di trapezio. Un bel cemento qua dietro al posto del blocco. Ok. Un bel blocco. Ma il respiro. E andiamo verso il basso. Dove andiamo? E ok. Bravissimo. Come si sta bene? Tutte le lombarde che si distendono. Benissimo. Lentamente. Ok. Portiamo mano destra, mano sinistra. Andiamo nella posizione dell'aquila. Allora, portiamo, andiamo un pochino, se riusciamo, con la mano destra e il gomito sinistro, si incastrano i gomiti, giusto? Dove riuscite, mi raccomando, rispetto, prima regola, rispetto del proprio corpo, ok? Ok, quindi portiamo un pochettino in avanti, un bel respiro, ed espiro. E porto le mie mani. Bravissimo. Un bel respiro. E inspiro e vado leggermente più avanti. Senza piegare tanto. Bravissimo. Così. E torno. Solo chi ce la fa, riesce, portiamo sinistro sul destro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro e espiro. Ancora uno. E ritorno. Bravissimo. E sciogliamo. Abbiamo fatto una parte, adesso dobbiamo farlo dall'altra. Ok? Quindi la mano sinistra, la portiamo più indietro
possibile rimane dentro al gomito destro. Ok, giusto. Ok, inspiro, porto su, quello che uscite, mi raccomando, senza sforzo, ok? Inspiro e vado leggermente in avanti. La schiena rimane bella dritta, bravissimo. E ritorno. Allungando, se riusciamo, la gamba destra sulla sinistra. Inspiro. Espiro. Ritorno. E inspiro. Espiro. Ancora uno, espiro, e ok, e espiro, sciogliamo. Questo servirà per allungare la muscolatura? Serve moltissimo per le scapole, allunga, mai più fa un'altra cosa bellissima, schiena, anche, andiamo a lavorare anche sugli organi interni. Che nel piegare tu lavori sulla parte interna. Un massaggio interno. Un massaggio interno, assolutamente sì. Ok, andiamo nella posizione del pesce. Respiro, porto bene le spalle indietro, busto bene avanti. Se volete potete tenervi anche la sedia, se vi viene meglio. Il busto bene avanti, dritto, le scapole sentite che si toccano. Mi raccomando il respiro, il respiro. Respiro. Inspiro. E nell'espiro usciamo. Come va? Bene. Tutto bene? Bene. Molto bene. Un bel abbraccio? Ci sta, Ci sta. Diciamo, ci sta. Un bel respiro e mi voglio tanto. Partiamo con la canzone? Aspettate, facciamo il secondo giro. Siamo pronti? Un bel respiro. E chiudo con mi voglio bene. Non lo so più avanti, però mi voglio bene. E rilascio, apro ancora una volta e abbracciamoci bene, ci vogliamo tanto bene, ci vogliamo bene, ci vogliamo bene, ci vogliamo bene. Un bel respiro e shakera. Io prima non riuscivo ad abbracciare così. Non riuscivi toccare, prima ad abbracciarmi? A toccarmi le scapole, a tirarmi le scapole, non ci riuscivo. Non ci riuscivi? Bene. Non ci riuscivi? Neanche io ci riuscivo prima. Adesso prima arrivavo così. Molto, molto meglio. Ah, bene. Guarda, le scapole me le prendo. Guarda, bene. Brava. Brava. Grazie. Grazie. Bene. Molto bene. Ok, lavoriamo un pochettino sulle nostre gambe. Sì. Quindi ricominciamo un po' ad aiutarci nel tenere la gamba destra. Ok, facciamo oscillare un pochettino la nostra articolazione del ginocchio. Fare qualche piccola rotazione. Bravissimo. Quello che usciamo, e poi anche sull'interno. Molto bene. E rilasciamo. Andiamo alla sinistra. Muove prima l'articolazione
ginocchio e poi cominciamo la rotazione. E poi anche dall'altra parte. E rilascio. Riprendo la mia gamba destra e lentamente l'accompagno sul lato destro e lascio il busto dritto. Le spalle sono rilassate, la schiena è bella dritta, tutto bene? Sì, benissimo. Ok, e riprendiamo la nostra gamba, la riportiamo, la facciamo anche dall'altra parte, quindi prendiamo la sinistra, la portiamo un po' in esterno e il nostro posto rimane bello dritto. E dritto davanti a me. Okay. La mano su questa. Bravissima, perfetto. Così. Perché dovresti riuscire a sentire un po' anche di rotazione e di uscita dalla parte dell'anca, giusto? Si sente? Ok. E riportiamo a casa la nostra gamba. Tutto bene? Andiamo benissimo. Qua. Benissimo. Non correre, Emilia. Ti dice di non correre, Emilia. Ok. Ti può correre anche piano? Assolutamente. Lentamente. Ok, se vogliamo teniamo le nostre mani sulla sedia. Tiro su un po' il ginocchio. Allungo. Ritorno e riposo. Se non volete tenere le mani sulle ginocchia potete anche tenerle dietro, come preferite voi, come vi sentite meglio. Sinistro, su, allungo, piego e ritorno. Allungo, distendo, piego e ritorno. Sinistro, allungo, piego e ritorno. Destro, tiro su, esco in esterno, allungo, piego e ritorno. Sinistra, tiro su, in esterno, allungo, piego e ritorno. Bravissimo. Tiro su, esterno, allungo, piego e ritorno. Sinistra, tra, allungo, ginocchio e ritorno. Bravissimi, molto bene. Okay. Provate un po' ad immaginare che io mi stia sedendo proprio sopra alle vostre caviglie. Quindi sono pesante io, Per cui immaginate proprio di avere questo, di fare questo sollevamento pesi, proprio pesantissimo, 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 pesantissimo. Pesantissimo, pesantissimo, coraggio, 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 coraggio. Ce l'avete quasi fatta. Ce l'avete quasi fatta. Bravissimi. E ok. Voilà. Peso tanto? Un pochetto. Una cifra. Riproviamo? Quindi. Dritta, inspiro e mi raccomando, pesantissimo, 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 pesantissimo. Io sono molto pesante. E espiro. Bravissimo. Ok, andiamo anche un po' di vogatore, va così. Andiamo.
Dobbiamo provare le nutrie sul po'. Perfetta. Anche lì, le abbiamo anche qui adesso, le nutrie. Sì. Ci sono, ma ci sono. Sì? Sì, sì. Ah, le abbiamo viste a Firenze. Non facevano, non fanno più le pellicce, le hanno messe tutte lì. Poi si riproducono a una velocità incredibile. Sono dei topponi, da. Ok. Ok. Famoso castorino. Sì, famoso castorino. Ok, andiamo mezzaluna. Teniamo mano destra sotto la nostra sedia. Mano sinistra è libera, inspiro, allungo bene tutto il fianco sinistro e nell'espiro piego. Dove riuscite? Tutto sulla parte destra. Dovreste sentire tutta la parte sinistra in allungamento, come se ci fosse qualcuno che vi stia tirando la vostra mano. E se riuscite guardate verso l'alto, altrimenti se vi gira la testa guardate davanti a voi senza problemi, se ci sono problemi di cervicale o roba. Quindi inspiro, allungo, espiro e rilascio. Bravissimo. Andiamo dalla parte opposta. Mi tengo con la mano sinistra, destro libero, inspiro, espiro. Anche qui sento come se ci fosse qualcuno che mi stia tirando la mano. E tira, 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 tira. Ancora un respiro. Allungo, allungo e rilascio. Inspiro. Come va? Bene. No. Ancora sulle lombari. Andiamo un po' ad allungare in obliquo verso destra. Lasciamo tranquillamente che una mano possiamo tenerla sulla gamba. Facciamo come se dovessimo prendere un oggetto per apparecchiare la tavola. E ritorno. Posso prendere una collana? Invece che apparecchiare. Certo, puoi prendere anche una collana. Allora, prendi una collana. L'orecchio, se riusciamo, lo sguardo a terra, se riusciamo. E prendi la collana. Hai dimenticato anche l'anellino? E certo. Ok. Allora, prendi la collana. E non ripartiamo. Gli orecchini. E gli orecchini, certo. Gli orecchini. Un po' di acutil fosco. Monili. Un po' da cucina. E allunga lungo. E ritorno. Ah, bravissimo. Molto bene. Ok. Le vostre espressioni sono. Le vocali non sappiamo. Okay. Ecco. Andiamo giù con le nostre punte dei piedi. Adesso con i talloni. E ritorno giù. E bravissimi. Ancora una volta giù sulle punte. E ancora. Su, visto che fuori piove, facciamo da cristallo, quindi sniec, 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 sniec. 5 euro. Com'è? Una moneta, ce l'hai, una volta. Ok, e poi si può anche fare l'esterno e tocchiamo con le punte e magari con i talloni e forse anche con le punte. Attenzione alle ginocchia. Dai, ma davvero? Ok, e andiamo a fare piccole rotazioni. Un verso e anche nell'altro. Sai che questo esercizio qua si chiama le nuvole. Si chiama le nuvole? Le nuvole, che le fai con le mani ma puoi fare anche coi piedi. Sì, esatto. Anche togli la cera e metti la cera. Sì. Ah, in avanti sulle punte, tiriamo proprio le punte dei piedi, e poso, e andiamo su, possiamo anche aprire un po', apriamo, e da questa posizione
vediamo la maestra che cade. È vietato ridere. Oh, ok. E andiamo su dal nord, vediamo se scivolo. E va bene, si può tagliare. Però. E giù. Ok. Yeah! Oh, yeah. Facciamo ancora un respiro? Yeah. Bravissimi, molto bene. Ok, partiamo con il saluto al sole. Saluto al sole, sapete che ho aggiunto una piccola sequenza perché non mi sembrava completo, quindi mi sembrava che questa aggiungere una sequenza portasse più, più equilibrio nel saluto al sole, ma soprattutto aiutava molto di più la circolazione, per cui è poco poco più lungo, però noi lo facciamo lentamente, sì. Tranquilli. Ok, facciamo un bel respiro, espiro e porto le mani davanti a me, in avanti, inspiro verso l'alto, espiro. E scendo giù con entrambe le mani, porto tutte e due le mani sulla gamba destra, ritorno su e poso, ritorno, separo le mani, torno su con le mani, i palmi sulle ginocchia e le scapole si toccano, le spalle sono rilassate, il busto in avanti, lo sguardo verso l'alto, posizione del cobra, quindi rilascio. Porto le mani in parallelo davanti a me, apro e vado tutto a destra, torno al centro, vado tutto a sinistra, ritorno al centro, porto le mani in parallelo, allungo in vittoria, poi porto la mano destra, se volete, sulla spalla e il gomito. Sulla, attenzione chi soffre di osteoporosi, e ritorno, parallelo, allungo in vittoria e vado con la mano, ginocchio, sinistro, destro, e rilascio, non devi dire troppe cose, e allungo bene 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 la colonna e torno verso il basso, porto tutte e due le mani sulla gamba sinistra, torno su, sollevo e lascio, ritorno lentamente verso il basso, separo le mani all'altezza delle ginocchia, stacco e vado in avanti con un bel inspiro in alto e voilà. Inspiro ed espiro. Inspiro verso l'alto. Espiro. Vado giù. Tutte e due le mani sulla gamba destra. Torno su con l'inspiro. Sollevo il ginocchio. Le spalle sono rilassate. Lo sguardo è verso l'alto. Espiro. Torno nuovamente con l'espiro verso il basso. Separo le mani. Le mani sulle ginocchia, andiamo in cobra e lascio, porto le mani in parallelo, apro, vado tutto a destra, ritorno al centro con l'espiro, inspiro sinistro, ritorno al centro con l'espiro, parallelo. Inspiro andando su e porto mano destra sul ginocchio sinistro nell'espiro e inspiro parallelo alto e poi vado con l'espiro sul ginocchio destro e lascio allungo con l'inspiro e espiro. Vado giù verso il basso, tutte e due le mani sulla gamba sinistra, vengo su con l'inspiro,
Respiro e torno giù, separo le mani, vengo su con entrambe le mani e inspiro lentamente verso l'alto, in arco e vado avanti. Inspiro ed espiro. Inspiro verso l'alto, espiro completamente verso il basso, porto tutte e due le mani sulla gamba destra, torno su con l'inspiro, e ritorno, espiro, tutte e due, separo le mani, vengo su, cobra, scapole si toccano, e rilascio, vado con le mani in parallelo, apro, inspiro destro, espiro centro, inspiro sinistro, espiro centro, parallelo, inspiro verso l'alto, e porto gomito sul ginocchio sinistro, lo sguardo se volete sulla mano sinistra, avete in alto, rilascio con respiro, inspiro, espiro, porto ancora una volta il gomito sul ginocchio destro, espiro, lascio e allungo bene con l'inspiro, espiro e torno verso il basso, tutte e due le mani sulla gamba sinistra, torno su e rilascio, torno giù, separo le mani e ritorno su verso l'alto. Ok, l'abbiamo già fatta, è molto rilassante perché fa uscire fuori subito in un colpo solo tanto, tanto ossigeno. Quindi ve la faccio vedere, questa la facciamo insieme, ci portiamo quindi il più possibile vicini vicini e poi inspiro e proviamo tutti insieme? L'abbiamo già fatta, eh? Sì. Vi ricordate, l'abbiamo già fatta? Quindi, piccoli piccoli, inspiro e ritorno, inspiro e ancora una volta e bravissimo, molto bene, ok, tutto bene? Tutto a posto? Sì, sì. Molto bene. Ok, andiamo con una piccola torsione. Dunque, la possiamo fare con due varianti, quindi adesso poi scegliete voi. La prima variante è quella di mettere braccio destro oltre una sedia, braccio sinistro, in questo caso rimane libero, quindi possiamo fare un bel respiro, e lo portiamo sul ginocchio destro, inspiro con la schiena ben dritta, e poi nell'espiro entro in torsione. Questa è la prima variante. La seconda variante, un po' più semplificata, quindi scegliete un pochino voi, che è quella di andare proprio sulla parte destra della sedia, prendiamo proprio il nostro schienale della sedia, ok, e con un bel inspiro, espiro, ed entro in torsione verso destra, anche qui guardiamo oltre la nostra spalla destra, e ok, e nell'espiro rilascio, okay. Quindi scegliete tutti e due, ok, ne facciamo un momento tutti e due, ok, portiamo mano sinistra, ok, mano destra, libera, inspiro, espiro, e nell'espiro qui abbiamo la torsione tutto sulla parte sinistra e sentirete il mano che spinge verso il ginocchio e il ginocchio che spinge verso l'esterno, e qui è proprio il busto che va in rotazione, eh? Ad ogni respiro potete conquistarvi qualche millimetro. Inspiro e rilascio. E adesso facciamo l'altra. Ok, tengo la sedia, quindi inspiro, schiena bella dritta, ed espiro, ed entro.
respirazione e lo sguardo è oltre la spalla sinistra. Inspiro e rilascio. E voilà. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Ok. Prendiamo un po' la nostra corda, proviamo un po' a salire. Lasciamo che la colonna proprio vada su, i piedi puntano bene a terra, le spalle sono più o meno rilassate, più o meno, nel senso di... fate a sentire l'allungamento, la colonna, e allunga. Inspiro, separiamo un po' i piedi, espiro giù, e ritorno su. Adesso perché andiamo a fare una posizione. Ok, andiamo prima con il gatto, così lavoriamo anche sulla colonna. Inspiro, ed espiro, e formo. Se volete potete anche appoggiare, se volete, le braccia sulle vostre gambe un po', in modo che la colonna comunque riesca a fare un po' la gobbetta come il gatto, Inspiro. Ed espiro. Sentite proprio la schiena che fa la curvetta. Ancora una volta, inspiro. Ed espiro. E lascio. Ok, in modo. Bravissimo. Ok. Allora separiamo bene le nostre gambe. Andiamo un po' a fare quello che somiglia un po' a quello che abbiamo fatto prima, ma arriviamo un pochino più in basso. Quindi inspiro e vado leggermente in avanti. In avanti, la testa rimane in linea, quindi se possibile portiamo a retro il mento, la schiena rimane molto dritta. Mi sentite la schiena dritta? Sì, sì. Perfetto, bravissimo. E ok. Ora faremo un passo successivo, che è quello di andare in basso, solo per chi se la sente, non andate oltre le possibilità, ok? Quindi, espiro, e inspiro, chi non va oltre si ferma poi qui, Invece chi se la sente, che ha voglia scendere, andiamo verso il basso. Anche qui, schiena è bella dritta. Riuscite a sentire la schiena dritta? Il mento lo arretrate, se arretri il mento, senti la schiena bella dritta. E torno su, posto. Ok, la testa viene su per ultima, Come va? Bene. Okay. Riproviamo? Che allora. Facciamo? Sì. Inspiro, espiro, prima fase, chi vuole poi si ferma qui, oppure andiamo verso il basso, però andiamo tutto a destra. Anche qui la schiena dritta. Dove riuscite, E torno su. Bravissimo. Respiro nuovamente, ritorno in avanti. Chi se la sente, andiamo sulla sinistra. Bravissimo. Si sta bene così? Su. E lentamente ritorno su. Bravissimi, molto bene. Ok, anzi, no, facciamo ancora il triangolo. Non l'avevo considerato. Ok, adesso lo faccio considerare. Allora te pareva. Ok.
pollice davanti a noi. Anche qui chi non se la sente si ferma solo così, senza andare giù, mi raccomando, ok? Quindi partiamo, pollice destro, lentamente vado verso l'alto con lo sguardo, porto il pollice verso l'alto mentre la spalla sinistra scende, guardo in basso, poso la mano e lo sguardo ritorna nuovamente verso l'alto. E espiro e ritorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Mi raccomando, chi non se la sente arrivare fino al fondo si può tranquillamente fare modifica. Ok. Sinistro, lentamente, lo vediamo andare verso l'alto, con lo sguardo, portiamo lo sguardo verso il basso, poso la mano e ritorni con lo sguardo verso l'alto. Mi raccomando, il respiro. E lentamente ritorno su. Bravissimi, molto bene. Tutto bene? Okay. Andiamo a fare ancora un piccolo guerriero. La sentite? Ok. Tiriamo fuori gamba sinistra. Sì, andiamo a sederci un po'. Porto la gamba destra in movimento, mi raccomando qui. Il busto rimane tutto sulla parte della gamba sinistra. Inspiro. Quello che è riuscito, E l'altra mano. Questo non lo so. Ok, non alzarla tanto. Lascialo giù. Posso salutare la telecamera? Cioè, e rilascio. Bravissimo. Fa tutto il crack. Fa tutto il crack. Un po' male. Sinistra, va in allungamento. La destra piegata. Bravissimo. E poi inspiro. E quello che riusciamo, dove riusciamo. Mi raccomando, niente sforzi, Cioè. Sforzi nel senso non oltre le proprie possibilità, Inspiro e lascio. Bravissimi, molto bene. Tutto bene? Ci portiamo un po' in piedi. Mettiamo solo la sedia sul nostro fianco sinistro. Vediamo un po' se ce la facciamo. Grazie. Bravissimo. Ok, una delle prime posizioni è quella di sentire i nostri piedi bene a terra. Tadasana, quindi... E cominciamo un po' con la posizione della montagna. Okay. Cerchiamo di sentire i nostri piedi ben puntati a terra. Proviamo a sentire anche il nostro corpo, se sentiamo bene la colonna vertebrale ben dritta. Proviamo a sentire il peso del nostro corpo che sia uniforme su entrambi i piedi. Ad ogni respiro la nostra colonna si allunga. E lentamente portiamo tutto il peso del corpo sulla sinistra. Cominciamo a portare... Andiamo nell'albero, semplicemente nell'albero. Mettetevi tranquillamente. Bravissimi.
dove riuscite, portate. Dove riuscite. Non fate solo pressione su un ginocchio, mi raccomando. Salute, salute. E salute. Grazie. E metto in pausa. A posto, a posto. E ripartite. Grazie. Ok. E solo se ve la sentite, anche solo con una mano, eh? Andiamo verso l'alto. Respiro, respiro, respiro. Respiro, se riusciamo cerchiamo di sentire l'orecchio vicino al nostro braccio. Espiro, e faccio. Bravissimo, molto bene. E passiamo dall'altra parte. Non se ne giro di così. Ok, tanto qua. Scusi, tanto mi vedo. Giusto? Sì, giusto. Ok, nuovamente portiamo bene il peso su entrambi i piedi, sentiamoci dritti e poi lentamente portiamo tutto il peso sulla gamba destra, lentamente puntiamo bene a terra il nostro piede, entriamo lentamente nella posizione dell'albero, solo se ve la sentite. Portiamo su e poi andiamo in posizione. Lo sguardo davanti a voi, mi raccomando il respiro, respiro, respiro. Ed espiro e rilascio. Bravissimo, molto bene. Portiamo su entrambe semplicemente le mani davanti, dovreste starci. Bravissimo. Separiamo un pochino i nostri piedi, vediamo un po' la distanza. Ok. E andiamo semplicemente in affondo, quindi portiamo tutto il peso sulla gamba destra, portiamo un po' indietro la sinistra. E in automatico si piega il ginocchio, un pochino, quello che riuscite, okay? Cerchiamo di sentire i muscoli, la schiena ben dritta, piuttosto venite più vicino, un passetto un po' più avanti, in più avanti. Ok, così sei, ti vedo più in, ok, bravissimo, ben dritti con la nostra schiena. Sguardo fisso davanti a noi, e espiro, e rilascio, e ok, c'è un po' che passetto, ok, guardavo voi, adesso guardo loro. Ok, siamo pronti? Quindi portiamo tutto il peso sulla gamba destra, sinistra, tutto il peso sulla gamba sinistra, e porto dietro la gamba destra, ginocchio leggermente piegato e poi ventre. Schiena bella dritta, mi raccomando il respiro, tutto a posto? Tutto bene? Sì, tira. Tira, sentite i muscoli? Bravissimi, molto bene. Inspiro, espiro, e tutto. Ci portiamo seduti a casa. Adesso mi è piaciuto fare ancora una cosa, mentre siamo, guardo, abbiamo già girata la sedia, ci portiamo con la mano destra sulla sedia. Ah, la mano destra. Sì. Ok. Dritti. Uno,
respiro, porto sul ginocchio sinistro e anche il braccio. Inspiro, espiro e porto dietro entrambi. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora un bel respiro e poso a terra. Ok, bravissimo. Facciamo anche dall'altra parte. Tutto il peso sulla gamba sinistra. Inspiro, sotto il ginocchio e anche il braccio. Espiro, dietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ancora uno, inspiro, espiro e ritorno. E ci portiamo seduti. Ok. Come è stato? Tutto bene? Sì. A posto? Non sentivo più da tempo. Hai cominciato. Bene, bene, bene. Ok. Appoggiamoci bene allo schienale della sedia. Facciamo un piccolo rilassamento. Lasciamo ancora una volta il portare nuovamente l'attenzione al nostro respiro. Permetti ancora una volta al respiro di donarti nuovamente calma. Il respiro lentamente ritorna al naturale, il battito del cuore ritorna al suo ritmo. Lentamente ti chiedo di portare tutti i tuoi sensi all'interno di te stesso. Ti chiedo di metterti in ascolto. Nella parte più interiore di te stesso puoi ascoltare la tua parte fisica, prova ad ascoltare il corpo, se senti di più la parte bassa, più alta, destra, sinistra, quello che senti di più. Chiedo di ascoltare le tue emozioni e ti chiedo ancora di ascoltare, di sentire i tuoi pensieri, se sono cambiati rispetto all'inizio della pratica. Concentrato sul tuo respiro, partiamo con un breve rilassamento del corpo, rilassa i tuoi piedi, rilassa le caviglie, rilassa i polpacci, le ginocchia, rilassa le cosce, rilassa le natiche, le anche, rilassa il tuo addome, il torace, rilassa tutta la tua schiena, tutti i muscoli che sostengono la tua schiena, rilassa le spalle, le braccia, le mani, le dita delle mani, rilassa, rilassa, rilassa il tuo collo,
Rilassa il cuoio capelluto, rilassa tutti i muscoli del viso, gli occhi, il naso, le orecchie, rilassa, rilassa, rilassa le mascelle, lascia che la lingua tocca il palato, rilassa la tua fronte, rilassa tutti i tuoi organi interni, rilassa, rilassa. Resta in ascolto del tuo sé interiore, profondo, e lentamente, dolcemente, cominceremo a riprendere contatto e riportiamo l'attenzione al respiro. Porta l'attenzione al tuo corpo, con il prossimo respiro lentamente comincia a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, e con il prossimo respiro sollevo le mie braccia e allungo bene la colonna, lunga, 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 lunga. Onda libera, chiudiamo gli occhi, facciamo un bel respiro.